Il progetto Una settimana per una vita sana è un progetto ormai decennale che nel corso di questi anni ci ha dimostrato quanto sia importante trasmettere le linee guida per una corretta alimentazione a una fascia sensibile di popolazione, quali i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, fascia di età estremamente sensibile, sulla quale, nella quale il lavoro di educazione alimentare in sinergia con gli insegnanti o le famiglie può dare ottimi frutti nella lotta all'obesità infantile e per far sì che questi ragazzi crescano come giovani sani e siano adulti sani del domani. È necessario partire dai giovani. Questo in genere, anche quando si tratta di educazione, si tratta di formazione e così via. Partire in età giovanile è fondamentale, perché una volta che la persona è formata, ha acquisito delle abitudini, ha acquisito una certa forma mentis, una certa mentalità, non cambia più. Abbiamo coinvolto circa 400 classi, 20 scuole e lo facciamo perché? Perché riteniamo che la lotta contro l'obesità sia una lotta sacrosanta da fare, da sostenere, da divulgare il più possibile, soprattutto fra le generazioni degli adolescenti che possono cambiare la loro mentalità nell'affrontare l'educazione alimentare, la vita. Noi ci siamo recati nelle classi portando beker, succhi di frutta, palettine, pipette, contagocce e abbiamo verificato insieme a loro l'efficacia antiossidante della frutta. Come tutti gli anni, perché questa è la 10ª edizione del progetto, hanno manifestato un grandissimo entusiasmo e interesse anche che si è ripercosso nella realizzazione dell'elaborato grafico e oggi ne abbiamo visti premiate 10 con menzioni speciali e 3 premi ufficiali sulla dieta mediterranea sana e sostenibile. Allora, per star bene, diciamo, essere in forma è molto importante fare attività fisica di qualsiasi livello, a qualsiasi scopo e soprattutto alimentarsi bene. Diciamo molto importante mangiare sia frutta e verdura e quindi cerco magari io dopo l'allenamento magari di mangiare un frutto almeno per placare la fame, perché se no mangerei qualsiasi cosa attorno a me. Vedere questi nostri ragazzi crescere e poi soprattutto essere molto abili in questo lavoro straordinario che si fa con questa settimana per una vita sana è molto gratificante e devo dire che questi ragazzi hanno una marcia che mi piace, hanno una simpatia, una voglia di comunicare e soprattutto hanno molta voglia di sorridere.